non hai lasciato che bottiglie di profumo vuote e porotalco! Lasciala stare, Stan! È un incendio lasciare che facciano questo! Lush! Lush! You look at me and smile, I understand. La portarono via, ma la sua fine fu il nostro inizio. Mi chiamo Margaret Benson e sono rinchiusa all'istituto psichiatrico St. Vincent, vicino a New Orleans. Ci sto da 15 anni e 3 anni fa ho conosciuto Blanche Dubois. La portarono qui una sera di fine estate. Scese da un'auto tenuta stretta da 2 infermieri. Era così spaventata. Era vestita con abiti troppo eleganti per il luogo dove si accingeva a vivere. Io la detestai fin dall'inizio. Non lo so, forse perché mi ricordava me stessa e quello che ero stata tanti anni prima. Le diedero la stanza vicino alla mia e lei non fece che piangere. Pianse tutta la notte. Le pareti qui sono sottili. Puoi sentire tutto. La sofferenza degli altri ti si appiccica addosso e non si scolla più. Il manicomio incattivisce. Fa uscire il peggio dalle persone. E io urlai, battendo i pugni contro il muro. Smettila! Basta! Voglio dormire! Qui ci conoscevo io e Blanche, attraverso una parete. Questa che vi racconterò non è solo la sua storia, è anche la mia. È la storia di 2 donne unite da un unico destino. Il St. Vincent. Allora che dicono? Dicono che verrebbero alla pari. Alla pari? No, il vantaggio niente. Stella! Ma che cosa vuoi? Ciao, Vince. Oh, chiappa. Cosa? Bistecche. Dove vai, Stella? A giocare a bocce. Vengo anch'io. Dai, sbrigati. Io, Vince, vado a giocare a bocce. Dai, vengo anch'io a giocare a bocce. Sì? Torna un po' qua, mi devi ancora aiutare. E un dice, ti prego, torna presto, dai. Va bene, non più di mezz'ora. Sì! Ricordati di comprare il pane e salame per salvi la cena! Fabio, dove vai? Vado anch'io! Ma brutto che rosa, su, dai! Ehi, tesoro! Che schianto! Ma adesso mi vuoi sposare? Vado all'università! No, vuoi sposare? Hai visto che pismo ne ho? Ma vai, che scuola, ehi tesoro, ci vediamo un po'. Che succede, Gioia? Ci siamo persi. Mi hanno detto di prendere un tram che si chiama Desiderio, poi un altro che si chiama Cimitero e alla terza fermata scendere i Campi Elisi. I Campi Elisi? Chi siete? Questi sono i Campi Elisi. Ah, allora avranno sbagliato a darmi il numero. E che numero cercate? Cercavo il 632. Beh, e questo cos'è? Cerco mia sorella, Stella di qua. No, volevo dire la signora Kowalski. Stella? Era qui un minuto fa. Questa è la sua casa. Lei abita di qua e io di là. E io lì. Ah, e non c'è. Sapete il campo da bocce qua dietro? No. E lì a guardare il marito che gioca. Potete lasciarmi la valigia? No. Così andate a cercarla. Non aspettava, eh? No, non oggi. Vabbè, allora vado a chiamarla. Entrate, mettetevi lì per te, tanto che vengono. Ma come faccio? Ma la casa è nostra, vi faccio entrare io. Beh, adesso è un pochino in disordine, ma vi giuro che quando è in ordine è un giù. Ah, sì? Beh, direi. E quindi siete la sorella di Stella? Sì, grazie per avermi fatto entrare. Ma sì, figuri, anzi come dicono i messicani, buonanada. Ah, sì. Beh,
intendevo dire che preferirei essere lasciata da sola. Ah, allora mi lavo dei piedi? Mi scusi, non volevo essere sola. No, mi vado a chiamare Stella. La perdita di...
Il bel re. La villa, la piantagione, è tutto perduto. Ma com'è successo, Blanche? Che cara, venirmi a chiedere adesso com'è stato. Starsene lì seduta al poltrone e dare tutta la colpa a me. Blanche. Tutti io li ho presi. Tutti io, gli schiaffi e le bastonate. Tutti quei morti, le interminabili sfilate al cimitero. Papà, mamma e Rose in quel modo così atroce. Era talmente gonfia che lo dovettero bruciare come spazzatura perché non entrava nella bara. Tu, Stella, hai visto soltanto i funerali. E i funerali possono essere tranquilli. I funerali sono piacevoli in confronto alla morte. Ma la morte non sempre. Quando hanno il respiro roco, quando rantolano, quando ti supplicano, non lasciarmi andare! A volte anche i vecchi lo fanno, sai? Non lasciarli andare, come se uno potesse trattenerli. Ma sì, dai tutta la colpa a me. Stai lì, seduta in poltrona, come per dire tu te la sei giocata la casa. Ma tu dov'eri, Tu dov'eri? A letto col tuo cosacco! Stai zitta, Blanche! D'accordo, la facciamo da me, ma tu porti la birra. Eunice! Eunice, sono tornato, è pronto? E falla finita, sei in ritardo! Ma se non ho telefonato per dirti che tarda! Sì, in sogno mi hai telefonato, l'hai comprato il pane e salame. Merda! Rosa, la mia cena è pronta? No! È per te! Vai, vai a giocare, scalza fatica! Dai, Rosa! Cazzo, via, via! Salve, lei deve essere Stella. Io sono Blanche, la sorella di Stella. Piacere. E dov'è la giovinetta? È in bagno. Ah, non mi sapevo in città, Blanche. Da dove arrivate? Sai, io sto a Laurel. Laurel? Ah sì, Laurel, ma non fa parte dei miei giri, no. La partita è stata appiccicosa, è stata tutta... Senti come se lo succhia il caldo, Vediamo un goccio di questo? No, sai, io non lo tocco quasi mai. Tanti non lo toccano, ma si fanno toccare. Quindi, voi insegnate, Blanche, giusto? Sì. E che insegnate? Lettere. A lettere vi davano 7-4. Vi trattenete molto? Pensavo. E vi piazzate qua? Se non è di troppo disturbo. No, bene, bene. Hai capito? Devi finire con questa storia! Eunice! Stella! Dimmi, Stella. Ti sei caduta dentro? Stella mi ha parlato molto di voi. Dice che avevate un marito una volta. Sì, ero molto giovane. E che fine ha fatto? Stella, l'hai ammazzata? Lo ammazzo io prima o poi, questo porco! Dai, Eunice, per favore! Non andavamo molto d'accordo, anzi io la detestavo. Poi un giorno successe qualcosa. Lei era seduta su una poltroncina della sala comune, aveva una tazza in mano, canticchiava qualcosa e si dondolava. Arrivò un'infermiera e le disse di fare silenzio e Blanche gettò la tazza per terra, cominciò a cantare più forte, si alzò e cominciò a ballare. La 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 la. E io, come da un filo, io e tutte le donne della stanza cominciamo a ballare, a cantare con lei, liberi, liberi per voi.
Infermieri, guardiani, arrivavano cercando di riportare l'ordine, ma tutte le pazienti continuavano a ballare, cantare, scappare da tutte le parti. Afferrarono perfino Blanche e io non lo so che cosa mi prese. Mi gettai sull'infermiere e lo mossi. Poi arrivarono altri tre e ci bloccarono. Ci misero le camicie di forza e ci sedarono. Io mi risvegliai in una stanzetta accanto. Blanche era lì vicino. Mi guardò e quasi sottovoce mi disse: grazie. Da allora diventammo inseparabili. Non è strano che anche nelle situazioni più orribili possano nascere le amicizie più pure e inaspettate. Ma che è sta mascherata? Ciao, Stan. Senti, porto la cena e poi al cinema, tanto vai a vedere poco. E io che mangio? Ti ho preparato una sorpresa. Voilà. Andiamo bene. Senti, pensavo di tenere Blanche fuori finché non finite di giocare, non vorrei che si sentisse in disagio. Quindi magari dopo, non so, andremo in qualche localino e avrei bisogno di un po' di libri. Grazie. E lei dov'è? È in bagno, sguazza nell'acqua bollente, così si calma i nervi. È talmente agitato. E come mai? Ha avuto un tale colpo, Stan. Beh? Non abbiamo più padrone. A casa in campagna? Sì. E come è successo? Ma non lo so, si è dovuta lasciare. Adesso che esce dal bagno, però sì, però dille qualcosa di gentile, che ha un bel vestito, oppure come è elegante. Lei ci tiene talmente tanto. E mi raccomando, non parlare del bambino. Non gliel'ho ancora detto. Sì, ma torna un po' indietro, quando parlavi della casa. Ti ha fatto vedere il contratto di vendita? Non so se sia stata venduta. Che Cristo è stata? Regalata le opere mie? Zitto, che ti sei. Ma non mi importa se mi sente, voglio vedere le carte. Ah, non mi ha fatto vedere nessuna carta, non ce n'erano di carte. Poi scusa, che mi importa di carte? Sai niente tu del codice napoleonico? No, Stella, non so niente del codice napoleonico. E anche se lo sapessi, che cosa allora, c'è? Ma Cristo, io mi dai bella cocca. Esiste qua nello stato della Louisiana il codice napoleonico, secondo il quale tutto quello che appartiene alla moglie appartiene al marito e viceversa. Per esempio, se tu hai una proprietà... Per favore, mi gira la testa. Vabbè, allora aspettiamo che Madame finisca gli sciacqui e poi chiediamo se sa qualcosa del codice napoleonico. Eh sì, perché ti hanno imbrogliato, mia cara. E col codice napoleonico, se imbrogliano te, imbrogliano me. E io imbrogliato non ci sto. Ma non sai quanto tempo avrai per interrogarla. Adesso lasciala in pace, non vedi che hai ridotto lo straccio. Ma sai che sei ridicolo tu a pensare che mia sorella o uno qualunque della mia famiglia abbia potuto imbrogliare una mosca? Se è stata venduta, dove sono? Che venduta, Stan? Perduta! Perduta! Sì! Funziona, mio occhio! Guarda, questa roba se l'è comprata con quello che le dato a scuola! Questa che cos'è? Una pelliccia, dove sono? È una pelliccia che le vedo addosso da chissà quanto tempo! Conosco uno che se ne intende, lo faccio venire qua e gliela faccio stimare! Non direi che sia, Stan! Fammi vedere ancora! Guarda, guarda! Cosa abbiamo? I gioielli della corona, anelli, collane, braccialetti... Dove sono i gioielli? Mettila, sono strass che ha messo ad un ballo mascherato! Che cos'è lo strass? Culo di bicchiere! Culo di bicchiere? Sì! Un amico gioielliere, faccio venire anche un qua, gli faccio stimare anche questa. E sì, perché guarda dov'è la tua piantagione, è qui la tua piantagione. Smettila, metti via quel baule prima che esca da là. La mentalità dei Kowalski non quaglia con la vostra. Per fortuna, ringraziando il cielo. Io esco, vieni con me, lascia la vestire. Da quando mi hai ordini tu? Che cosa
cosa vuoi fare? Vuoi stare qui ad insultarmi? Io da qua non mi muovo. Adesso sì che mi sento molto meglio, tutta bella lavata e profumata. Ma dov'è mia sorella? Sul portico. Ah beh, allora sarò costretta a chiedere a lei. E per che cosa? Due bottoni, qui dietro. Non sono pratico di bottoni. Voi uomini con le vostre manone grosse e goffe. Beh, come mi trova? Bene. La ringrazio. Il mio baule. Cosa è successo? Sembra che sia stato bombardato. Io e Stella volevamo darvi una mano a disfarlo. Vabbè, avete usato il sistema lampo. Già, e voi sembra che abbiate svuotato tutte le boutique di Parigi. Io adoro i vestiti. Ah, vedo. E quanto costa una pelliccia come quella? Quella? Sì. Questo è il dono di un mio vecchio spasimante. Deve averne avuti di spasimi quello lì, però. Lei ci crede, Stanley, che ai miei tempi facevo un certo colpo? Adesso un po' meno, però... Beh, non siete così a terra. La ringrazio, speravo in un complimento. Ehi, non uso. E cosa usano? Complimenti alle donne non ne faccio, se non si montano la testa. Una volta una mi disse, ti piace il mio fascino? E dov'è risposi io? Lei cosa rispose? Niente, le si seccò la lingua. Ah, così terminò l'idillio. No, terminarono le chiacchiere. Stanley, lei è un uomo selvaggio. Che è un che di veramente interessante. Per piacerle una donna dovrebbe... Dovrebbe mettere le carte in tavola. Ah sì, giusto, le carte. Sai, io amo i pittori che dipingono con colori forti, vivaci. Non amo i rosa e i celesti. E soprattutto non amo le persone senza spina dorsale. Per questo quando l'ho vista ieri sera ho detto: ecco, mia sorella ha sposato un vero uomo. Vieni fuori, lasciala vestire. Stiamo facendo quattro chiacchiere, tua sorella e io. Tesoro, mi andresti a prendere una Coca-Cola ghiacciata, per favore? Lo faresti pulcino? Va bene, ma sbrigatevi. Ecco, adesso siamo soli. Mi faccia tutte le domande che vuole, non ho niente da nascondere, dunque. Beh, esiste nello stato della Louisiana quello che si chiama il codice napoleonico, secondo il quale tutto quello che appartiene alla moglie appartiene al marito e viceversa. Oh, mamma mia, ma che aria devo porte d'assise! Se non sapessi che siete la sorella di mia moglie, vi fareste venire dei dubbi. Cioè? Dove sono le carte? Le carte? Le carte, riguardo alla piantagione, dove sono? E tutto quello che ho lo tengo in quel bordo! Meglio, ma diamo un'occhiata! Ma senti, bambino, le cosa credi? Che io pagavo le scarpe a mia sorella e che la voglio imbrogliare qua! Ecco qua! Tutto quello che ho lo tengo in questa cassetta! E queste qua che sono? Quelle sono le! Le lasci, prendi! Prendi! Sono le quattro! Aspetta, non le tocchi! Ora è aperta del brucio! Ma che diavolo sono? Sono poesie! E perché voleva bruciarle? Amblere, crediti! Amblere, crediti! E cos'è Amblere? È una ditta che ha prestato soldi sulla casa! Ah, allora se ne date di potere! Sì, deve essere stato... Deve essere, può essere! Voglio avere le ste carte! A centinaia ce ne sono di carte! Ricoperte di bufalo, perli, di sperme, di norge e prostitute da parte dei nostri parenti, cugini che si sono mangiati per breve, zona per zona, compreso la piantagione. E la terra dove sono stati sepolti tutti, tranne me e Stella. Sono tutte lì, se le impari, se le leggono, se le spulci. Non poteva fare fine migliore per re, tra le sue mani grosse e pesanti. Ho un amico avvocato, le vedo da lui. E gliele mandi con un tubetto di aspirina. Capisce che bisogna fare gli interessi della moglie col codice napoleonico, soprattutto adesso che Stella aspetta un bambino. Stella aspetta un bambino. Stella, no! Sono io. Sono stata brava, sai. Mi manca un colpiato, però abbiamo parlato, abbiamo chiarito tutto e poi l'ho chiamato bambino, grazie. E ho fatto la corte, sì.
sì, ho fatto la corte a tuo marito. Non te lo doveva fare, Blanche. Oh, ma non fanno nulla. Certo, non si può dire che è uno che sfoglia margherite, però forse ci serviva uno così a proteggerci. Adesso che non abbiamo più Berlevo. Tesoro mio, guarda che belle le stelle, le vedi? Come vorrei avere un razzo ed andare lassù e non tornare mai più. Dove andiamo adesso? Esther? Vieni, Blanche. Blanche! Blanche! Ma dove sei? Dove sei? Dov'è tua sorella Blanche? Non lo so. Starà pensando come al solito ai fatti suoi. Come? Ma deve aiutarmi a cambiare vostro padre? Da sola non ce la faccio. Abbiamo perso tutto. Tutto. Per lei. Non abbiamo neanche più un soldo per permetterci uno straccio di serve. Lei! Si permette ancora di fare la gran signora. Madre, posso aiutarmi io? No! No. Scusa, scusa. Tu sei così gentile, ma sei tanto cagionevole di salute. E poi lei la ragione. Come preferite, madre. Se ci fosse qui vostro padre, se stesse bene, farebbe smettere lei di fare tutte queste arie e di fare la principessa sul pisello. Potrebbe essere in giardino. Va bene, allora forza! Forza, cosa stiamo aspettando? Andiamo! Blanche! Andiamo, forza! C'è la scala reale? È tua sorella. Quante carte? Due carte. Mitch? Io passo. Pablo? Un attimo. Perché qualcuno non va giù dall'ungherese? A prendere un piatto di goulash. Appena aperto vi viene fame. Forza, quante carte? Chi apre? Va bene, tre. Io passo, tra un po' torno alla base. E vai adesso, no? Ma dai, Sam, ma lo sai che c'è mia madre che sta male? E poi finché non torno a casa lei non va a dormire. Lei dice, esci, io esco, ma tanto non mi diverto, penso sempre a come sta. Santa della Madonna, vai a casa allora. Visto? Che hai? Triste. Scala! Poi voi avete moglie, mentre invece io, se se ne va lei, rimango da solo. Vabbè, io vado in bagno. Torna subito che ti diamo il ciuccio con lo zuccherino. Questa la vinco io. No, mi te dalle carte. Stanno ancora giocando. E come sto? Benissimo. Mi sento tutta in fiamme. Aspetta che mi metto un po' di cipri. Ok, andiamo. Bene, bene, bene. Siamo piuttosto accaniti stasera, bambini. Da dove arrivate? Siamo state a Marietta. Blanche, ti presento il signor Steve e il signor Pablo. No, no, prego, non vi alzate. E chi si alza? Quanto dura ancora? Dura finché non è finita. È così affascinante il poker? Posso dare una sbirciatina? No, non si può. Ma perché voi donne non andate su dalle amiche? Ah, perché tra poco sono le 2:30. Senti, non potresti chiamare il girino questa mamma? Eh? Sì, amore mio, certo. Spirito soldato, talmente nevico così tanto. Stella, io faccio un altro bagno. Un altro? Oh, buonasera. Blanche, ti presento il signor Mitchell. Mitchell, mia sorella, Blanche Dubois. Fortunatissimo. Come è stato, madre, oggi? Ah, così così, grazie. Però ho apprezzato molto il pensiero della tua. Ah, con permesso, scusate. Di tutta la tua. Quello sembra il migliore. Sì, sì. Ma hai sposato?
No, non sarà mica un Don Giovanni. Figurati, Blanche, è proprio il tipo. Blanche, che cosa fai? Ti vedono? Tu dici? Sì, le loro mani sono gelosissime. Ma no, racconta! Sì, pensa che una notte Eunice ha spaccato un piatto in testa a suo marito soltanto perché aveva sentito certe voci. Davvero? Sì. Tesoro, ma tu sei gelosa? Io sono gelosa più di Eunice. Oh. Ma cos'hanno quelle galline da fare coccode? Ah, ma se tu non senti! E tu senti, io ti dico silenzio! A casa mia parla quanto mi pare! Lascia perdere. Mezzo briaco. Chi è che ha acceso di là? Io! Da noia? Sì, spegnere! È folle sentire la musica, no? Ma sì, ma dai, ma che problemi ti dà? Lasci pure acceso! Dai, Sam! Allora che fai? Ma se ho detto che è passato? Ma io non l'ho sentito! Oh, stai fatti se non l'ho detto! E che cosa? Allora, o giochiamo o smettiamo! Ogni volta che perdo mi induce il culo sotto la sedia! Che dici tu? Dove stai andando? Sono alla pari, salto il giro! Sono alla pari, sfido, salta il giro! Ha vinto 7 bigliettoni e salta il giro lui! Oh, Ri, buonasera! La sala del trono è occupata! Beh, sa, ribevendo la birra! Oh, io detesto la birra! Beh, ma guardi che con il caldo si beve molto volentieri! A me fa venire ancora più caldo! Aspetti, sì. Ha preso una sigaretta? Oh, sì, ovviamente. Ecco qua. Ma che bella porta sigarette. È d'argento? Ah, sì, sì, è argento. Ma legga la dedica. C'è anche la dedica? Sì. E se Dio chiama? Io ancora ti amerò dopo la morte. Ha una lunga storia questa volta. È un idillio? Beh, sì, è piuttosto triste. Lei adesso è morta e sapeva di morire quando me lo regalò. Una ragazza così strana, ma di tale dolcezza. Chissà che bene che avrà voluto. Le persone malate hanno di questi effetti così profondi, sinceri, duraturi. È vero, è così. Vinci! Salto il giro, sto parlando con la signorina... Scusi, con la signorina? Dubois. Ma con la signorina Dubois! Ma dai, ma lei è francese! Mais oui! E quindi lei è la sorella di Stella, no? Sì, Stella è la mia sorellina più piccola. E quindi lei è venuta a trovare Stella? Sa, purtroppo mia sorella non stava molto bene in questo periodo, perciò sono venuta a darle una mano. Ma lei non è... Sposata? No! Io sono una vecchia zitella, sa, sono un'insegnante. Beh, guardi, lei magari è un'insegnante, ma di sicuro non è una vecchia zitella, no? Ma lei è veramente un cavaliere. E quindi lei mi diceva è nel ramo dell'insegnamento, insomma. Sì. E che cosa insegna? Insomma, che materia? Indovini. Mitch! Vengo! Che cosa insegnerà? Vediamo... arte o musica... No. Forse mi sbaglio, lei insegna matematica. Matematica? No! No, mi dispiace. Stella, ok, ciao! Stella, segnati con Stella! Dai, Stella! Schifoso, animale! Stai attenta, Stella! Andatevi a fare tutti da casa, via! Sei una bestia! Sei una bestia! Sei solo una bestia! Che cosa fai? Mettimi le mani! Stella! Mettimi le mani! Che è successo? Hai avuto i tuoi 5 minuti. Tutto bene? Vediamo un po'. Birra, l'unica cosa che abbiamo. Birra. Sai cosa gli farebbe bene adesso? Una bella tazza di caffè. No, dovremmo metterlo sul letto, dai, con una pezza. No! Non si dovrebbe giocare a poker dove ci sono donne. Stan, noi andiamo. Eh? Stan. Se hai bisogno di chiamaci, siamo di là.
Stella? Stella, dove sei? Stella? Stella? Stella! Eunice! Eunice, voglio mia moglie! Finiscila di sbraitare, vattenane! Prego, Eunice, voglio Stella, chiamami Stella! 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 Non c'ho piantalo, ti mando in galera! Prego, Eunice, voglio Stella! Stella! La prima la picchia così l'anita! Non viene! Ti aspetto un bambino! Fai schifo, guardiano di petto di un palacco! Vorrei che ti mettessero dentro e ti svegliassero con la bomba dell'acqua! Come l'altra volta! Mi prego, chiamatemi Stella, per favore, Stella! Bestia! Stella! 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 Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Tenerte y perderte después. Bésame. L'amore è così. Ti prende e ti avvolge come una coperta calda. Oppure ti distrugge, ti fagocita e ti fa impazzire. Io e Blanche, due anime deluse dalla vita e alla sola ricerca dell'amore. Il mio amore si chiamava Vincent. Che strano, lo stesso nome dell'ospedale dove mio padre mi ha fatto rinchiudere. Un nome, una maledizione. Io ero giovane, ingenua, e mi innamorai subito di quel ragazzo. Era il figlio del fabbro del paese. Lui mi amava, e io lo ricambiavo con tutta me stessa. Ma sapevo che non ci avrebbero mai approvati, perché io ero ricca, di buona famiglia. E lui povero e senza un futuro certo. Ma avevamo pianificato tutto. Dovevamo trovarci alle 22 dietro la stalla e scappare per sposarci. Ma qualcosa andò storto. Quando arrivai alla stalla ci trovai i miei genitori e mio fratello e la mia sorellina. Mi trascinarono via e io, Vincent, non lo vidi mai più. Chi è? Chi è che mi aveva tradita? Fu mia sorella. Quella piccola vipera, era l'unica che sapeva tutto. Quando mi allontanarono da Vincent, io entrai in depressione. Non mangiai, non dormii, soffrivo di crisi e di reazioni violente. Ero diventata la vergogna della famiglia. E allora mio padre decise di farmi rinchiudere qui dentro.
Per isteria. Degenerativa. Sono 15 anni che non vivo altra vita che questo inferno in terra. E l'arrivo di Blanche fu come un sorso di acqua fresca per me. Sulla sua Cadillac apribile lunga quasi quanto indirigibile. Sei ricchissimo, a pozzi di petrolio in tutto il Texas. E che cosa farebbe per noi il signor Ford? Che cosa fa? Ma ci apre un negozio, no? Che negozio? Beh, un negozio qualunque, basterebbe la metà di quello che sua moglie butta le corse. Ah, quindi è sposato? Eh sì, tesoro, ti pare che sarei qui se non lo fosse? Anzi, sai che cosa ti dico? Adesso gli telefono. No, però questo è meglio di no. Sei solo troppo nervosa e poi non si conclude nulla con il piacere. Ma sei buffissima. Tesoro, mi devi verrà, mi devi. Aspetti, di ridere, cosa c'è? Ah, no, senti, ma perché non ti rilassi almeno un po', eh? Stella, io non posso restare in questa casa, tu sì, perché sei sposata, ma io non posso, non dopo quello che è successo ieri sera. E poi fra me c'è soltanto una te. Ieri sera era in uno stato anormale. Quando ti sarai riposata vedrai tutto con occhi diversi, vedrai. Io non capisco in quale situazione d'oro lo hai incontrato per innamorarti di una persona del genere. Credimi, Blanche, ovunque l'avessi incontrato non sarebbe cambiato proprio niente. Stella, ma non mi dire che è stato un qualche fluido incantatore. Avanti, dimmelo, mi metto a ridere. Io non dico più niente. Dico solo che ci sono cose che accadono tra un uomo e una donna nel buio di una stanza, davanti alle quali il resto non ha più valore. Stella, ma tu stai parlando del desiderio animale. Sì, desiderio, come il nome di quel tramvietto che va su e giù per le strade del quartiere. E tu non l'hai mai preso, quel tram, Blanche? Sì che l'ho preso. E guarda dove mi ha portato. In un posto dove non voglio stare e dove nessuno mi vuole.
E quindi non credi che siano un po' fuori luogo tutte queste arie da superdonna che ti dai? Ma io non mi sento una superdonna, Stella, credimi. È soltanto che quello è un uomo con cui puoi andare una volta, due, tre, quattro se ti prende il diavolo. Ma sposarti, averci un figlio. Quello non è un uomo, è una bestia, è un gorilla. Ti ho detto che gli voglio bene. Perciò, Stella, ma... Ehi, Stella! Stella. Ehi, che succede? Stella, io... Ah, ma c'è anche Blanche! È tornata. Salve, Blanche. Di avervi incontrata, o meglio, che gli ricordate una tale. Questa tale alloggiava in un certo alberghetto chiamato Airone. Allora mi deve aver scambiata per quest'altra tale. Non è di certo l'albergo Airone il posto che ero solita frequentare. Ah, lo conoscete allora? Sì, l'ho visto e ne ho sentito l'odore. Ah. E vabbè, Shaw si sarà sbagliato. Stella, vieni al facchino! Non mi dai niente in faccia. Di fronte a tua sorella, no. Stella, hai sentito qualcuno parlare di me? Di te, Blanche? Sì, hai sentito qualcuno parlare, dire qualcosa di me? No, Blanche, perché? Perché, sai, girano certe voci allora. Su di te, Blanche? Sì, sai, da un paio d'anni non sto più molto bene. Soprattutto da quando Bertrand ha cominciato a dilinguarsi. Beh, ma a tutti è capitato di fare qualche sciocchezza. Stella, io non sono mai stata forte. Io non sono mai bastata a me stessa. Stella, io sono debole. E tutte le persone deboli hanno bisogno di attaccarsi ai più forti. Stella, io sono in cerca di protezione. Da una grondaia, un'altra grondaia. Solo che c'è bufera. Bufera tutto intorno. Io sono da sola, lì, in mezzo. E non lascerò che lui... Romano. Romano, non piacciono anche a te?
Questi lunghi pomeriggi piovosi di New Orleans, dove un'ora non è un'ora, ma una goccia di eternità che ti è caduta in mano. Per farne cosa poi? Sei giovane e sei bello. Sembri un giovane principe. Voglio darti un bacio. Adesso vattene, vattene, vattene! Ho promesso di essere brava e di non toccare i bambini! Vattene! Ho detto vattene! Vattene! Il mio bel cavaliere! Prima l'inchino, poi il gesto. Ecco te. Ma merci! Andiamo. Non ti è sognato quella amica! La conosciamo benissimo! La conosciamo tutte! Ah sì! Ma non sai che male si è messo! Non ci credo! Guarda che spettacolo! Possiamo poco! Andiamo a farci un giro? Dimmi tesoro, quanto costa con te la felicità stasera? Ah, oh, però! Ciao ragazzi! Ciao. Bravo! Ultima scelta! Non te la Blanche, ho paura che non sia stata una serata così divertente per te. Ma no, sono io che ho rovinato la tua. Ma no, non sei stata tu, sono io che non ho saputo tenerti allegra. Senti, credo che sia ora di partire, sai? Ma come? Perché parti? Non credo di essere più molto gradita qui. Prima di entrare però, voglio salutare le stelle. Ecco, le vedi? Sono bellissime. Posso darti un bacio? Ma perché me lo chiedi sempre? Ma perché ho paura che magari non lo desideri. Vedi, Blanche, tu mi piaci così come sei e non c'è niente che... Ma rientriamo! Madame e Monsieur non ci sono questa sera. Potremmo brindare alla notte. Ma vorresti ancora bere? Vorrei farti bere. Sai, Blanche, siamo stati musoni e seri tutta la serata, perciò adesso abbiamo bisogno di un po' di joie de vivre. Mitch, tu sei veramente un gentiluomo, uno degli ultimi rimasti al mondo. Sai, tu mi prenderai per una bacchettona, ma in realtà non è così. È soltanto che sono di veduta d'antica. Sai che da molto tempo che conosci Sally? Oh, da molto, sì. Fin dal servizio militare. Beh, da come lo dici sembrerebbe il contrario. Problemi con lui?
Signore? Se non fosse perché mia sorella è incinta, me ne sarei già andata. È un tale villano nei miei confronti. Sai, io non so proprio come si possa essere villani nei tuoi confronti. Senti, Mitch, qui la situazione è veramente tragica. Non c'è un momento di privacy. E se non fosse che ogni volta lui va sempre in bagno e non chiude la porta e poi va sempre in giro in tande. Io non capisco perché si comporti così. Credo proprio di essergli odiosa. Ma no, ma dai, ma io non penso che tu gli sia odiosa adesso. No, e allora perché si comporta così? Tranne se lui da me non vuole. Senti, Blanche, posso chiederti una cosa? Quanti anni hai? Perché vuoi sapere la mia età? Perché vedi, ho parlato di te a mia madre e lei mi ha chiesto quanti anni ha Blanche e io non ho saputo rispondere. Hai parlato di me a tua madre? Beh sì, gli ho detto che mi piaci e che sei simpatica, sai. Ma perché vuole sapere la mia età? Beh, perché vedi, mia madre è malata e non vivrà ancora a lungo. Mi rincresce. Vorrebbe vedermi sistemato, sai, prima di... Ti mancherà molto quando non ci sarà più, vero? Io lo so che cosa vuol dire. Restare solo. Sai, c'era una persona che amavo una volta che adesso non c'è più. È morto. Era un uomo. Un bambino. Un ragazzo. Ed io ero giovane. Avevo 16 anni. E ricordo che ci innamorammo di un amore così totale, appassionato. Solo che lui era diverso. Aveva una bontà, una delicatezza. Ma ci sposammo lo stesso. Ricordo però che un giorno, tornando a casa, aprì la porta della camera da letto e lo vidi con un uomo. Era un suo amico, una persona più anziana che lui conosceva da anni. Era il suo amante. E allora io feci finta di niente. E andammo a ballare e a bere, bevemmo e ci divertimmo tutta la sera. Solo che a un certo punto, sulla pista da ballo, gli dissi: so tutto, mi fai schifo. E lui allora corse fuori. E a un certo punto sentì uno sparo. E tutti cominciarono a urlare: Alan, il giovane Gray! E anch'io corsi fuori e lo ritrovai lì, che si era sparato un colpo nella testa. Tutto il cervello era schizzato a cuore. E tutta la luce che aveva illuminato la mia vita si spense e non si accese mai più. Tu, Blanche, hai bisogno di qualcuno. E anche io. E allora perché non io e te? Era ancora lei a urlare in quel modo disumano? Sì, signora direttrice,
Ma non l'avevate messa in isolamento? Sì, e anziché smettere ha cominciato a urlare e dimenarsi ancora di più. L'avete sedata? Ovviamente, ma si è calmata soltanto dopo 3 iniezioni. Bene, ma è necessario trovare una soluzione. Non si può continuare in questo modo. La situazione sta degenerando. Ormai è un pericolo per se stessa e per gli altri. Sì, signora direttrice. Infermiera McAllister, dobbiamo parlare con il dottor Goleman. Urge risolvere il problema con metodi più efficaci. Certo, signora direttrice. Basta! Che serve tutta sta roba? È il compleanno di Blanche. E lei dov'è? In bagno. 40 gradi all'ombra e lei sguazza nell'acqua bollente. Dice che la sera sta più fresca. Già, e tu vai avanti con Coca-Cola che porge a sua altezza, eh? Mettiti a sedere. Stanno da fare. A sedere! Ho delle novità su tua sorella. Aspetti di punzecchiare Blanche. Già, quella che mi chiama bestia. Lo sai che ci ha rimbambito di balle? No, non lo so. E adesso te lo dico io. Ho saputo certi fatti. Che fatti? Fatti che prima sospettavo, ma adesso ho le prove da me matematicamente controllate. Fammi piacere, abbassa la voce e dimmi che cosa hai saputo. Balla numero uno, tutte le sue pose. Sì, sai come ha incantato il povero Mitch? Certo, quello pensa che l'abbiano baciata sì e no una volta nella sua vita. Certo, abbiamo il giglio in casa, il giglio di Sant'Antonio. Che cosa hai saputo e da chi? Show, il rappresentante dello stabilimento. Lui va sempre a Laurel e la conosce bene. Ogni fesso a Laurel la conosce, è più famosa del presidente degli Stati Uniti. Questo show, quando va a Laurel, sta in un albergo chiamato Airone. E che cosa c'entra l'Airone? Tua sorella stava lì. No, mia sorella stava a Belred. Sì, prima! Ma quando la piantagione le fu scappata dalle mani di Giglio, si trasferì all'alberghetto Airone e ne ha viste tutti i colori quell'albergo, e questo fino a 2 settimane fa. È tutto falso, dalla prima all'ultima parola. E se io fossi un uomo e questo porco fosse venuto a raccontarmi certi fatti, io... Le ho controllate tutte io, lo vuoi capire queste cose, fino all'ultima. E non è finita qui. I guai di Madame Blanche cominciarono quando non trovò più gonze a Laurel. Sì, perché dopo 2 appuntamenti si nascondevano tutti. Sai perché è venuta qua a passare l'estate? Perché in sostanza il sindaco gli ha detto di evacuare. Perfino vicino a Berlin, dove c'è il campo militare, fuori, hanno messo un cartello per lei. Off limits! E qua balla numero 2. Basta, non voglio sentire più niente. A scuola non ci torna. L'hanno cacciata. E sai perché? Se la faceva con un ragazzino di 17 anni. Come avrei voluto essere nell'ufficio del preside quando hanno strigliato Madame Blanche. Avrei anche pagato il biglietto. Che ne dici? Dico che sono tutte delle bugie e chi te le ha raccontate è una grandissima carogna. Quante candeline metti nella torta? Io non aspetterei Mitch. Perché? Perché Mitch è mio amico. Stai lì così! Sì, gliel'ho detto, non potevo vivere con rimorso di sapere certe cose e far andare in malore il mio migliore amico. Quindi Mitch ha rotto con lei? Tu cosa faresti se per caso... Ho detto Mitch ha rotto con lei! Non lo so se ha rotto con lei, ma stai in guardia. Stan, Blanche sperava che Mitch la sposasse. E sinceramente lo speravo anch'io. E non la sposa più adesso, non si butta in bocca ai pesce cani. Blanche, permesso di fare il mio bagno, posso? Oh, ma certo, signore! E che cosa farà? Non ha neanche più la scuola. Cosa farà mi importa poco, ma una cosa è certa, oltre martedì qua non si trattiene. E per essere sicuri, mandatelo il mio stesso biglietto, sono andata per l'ora. Stan, mia sorella non se ne va martedì. Stan, mia sorella! Se ne va martedì, punto! Ah, adesso sì che mi sento meglio. Dopo un
bel bagno bollente, quello che ci vuole è proprio una tazza di tè caldo. Tesoro, che cosa è successo? È successo qualcosa? Niente, Blanche. Che cosa dovrebbe essere successo, scusa? Passionale, malato. Stella veniva di nascosto a trovare Blanche e mai una volta le ho sentito mostrarle rabbia o rancore per quello che le aveva fatto. Io invece mia sorella non l'ho mai perdonato per il suo tradimento. Stella invece non lo nominava mai. Lo chiamava lui. Tremava. Sbiancava. Io solo in seguito capii il motivo. E ne fui sconvolta. Ormai è freddo. Freddo come le mani di Blanche. Quando mi raccontò quello che le accadde in seguito. Avanti, Stelli, ma ci racconti una barzelletta, una storiella divertente. Non capisco perché siamo tutti così musoni e seri questa sera. Sarà forse perché tutti i miei spasimanti hanno fatto sciopero? Non mi era mai capitata una cosa del genere. Beh, mi tiri su lei, Stanley. Io adesso vado in bagno. Lei intanto pensa a una storiella divertente. Avanti! Il signor Kowalski è troppo impegnato a fare il maiale. E allora? Guardati, ti sei tutto unto, le mani e la faccia. Fai proprio schifo. Vatti a lavare e dammi una mano a lavare i piatti. Tu e tua sorella vi dovete sciacquare la bocca, maiale, unto, schifoso, bestia! La dovete smettere! Chi vi credete di essere? Ecco, il mio piatto l'ho spreparato. Spreparo anche il tuo? Stella! Stella, ho sentito gridare, è successo qualcosa! No, Blanche, non è successo niente. Stella... Stavate parlando di Mitch e di me, vero? Tu sai perché questa sera non è venuto. Avanti, vai! Io adesso lo chiamo! Io non lo chiamerei, Blanche. Ma qualcuno mi dovrà pur dare una spiegazione. Sarei soddisfatto adesso. Pensa come sarà bello quando avremo il bambino e tua sorella se ne sarà andata. Potremmo tornare a passare le nostre serate come prima. Ti ricordi, Dio, che bello che era, come prima, fare tutto quel chiasso, far andare il biliardino. Mitch, sono Blanche. Lo vuoi ancora? Rientriamo. Blanche, non dovevo chiamarlo. Sorella Blanche, ho un regalo per il vostro compleanno. Oh,
La ringrazio, Stanley, non doveva. Non capisco perché mia sorella si ostini a festeggiare il mio compleanno, soprattutto adesso che vado per i 27. 27? Sì, vabbè, che cos'è? È per me. Sì, spero gradisca. Ma è un biglietto di sola andata per loro. Perché mi hai trattata così? E adesso cosa fai? Vai anche a boccia? Sì, vado a boccia, allora. Tu a boccia non ci vai, Stan, perché mi hai trattata così? Io non ho trattato nessuno, lascia stare che mi sta qui la camicia. Dimmi solo questo, perché? Quando ci incontrammo, mi trovasti ordinario e volgare. Hai ragione, sono ordinario e volgare. Mi facesti vedere la foto della casa con le colonne e ti tirai giù da quelle colonne. Dio, Dio come ti piacque la giostra. Poi hai permesso che arrivasse tua sorella a chiamarmi bestia, unto, triviale, polacco, schifoso. Dimmi perché, perché? Che cosa c'è? Portami in ospedale, Stan. Eunice! Rosa! Quando mai quando mai quando mai senza quando mai quando mai senza quando mai quando mai. Da quando è arrivata quella Blanche sono tutti rimbambiti per lei. Che poi voglio dire, cosa avrà mai di speciale? Non lo so. Infatti, con quell'aria da bambola ingenua e angelica. Ingenua e angelica quella. Ma quella è una furbastra che è venuta qua pensando di rovinarci la piazza e rubarci tutti i clienti. Ah, oh, sì, non fa altro che sbattere quegli occhioni da cerbiatta scema tutto il giorno e cosa fanno? Cadono ai suoi piedi. Ma che poi mi hanno detto che non si fa nemmeno pagare? Veramente? Allora, ecco, adesso mi tornano tante cose, per questo motivo ultimamente lavoriamo così poco. Ma io non ci sto. La deve pagare. No, Giuliva mangia uomini. Sì, ma avete qualche idea? Aspettate. E se la facessimo fuori? Ma cosa dici? Ce le sarebbero subito! Forse potremmo fare in modo che alcune delle mogli dei nostri clienti più facoltosi scoprano casualmente della sua esistenza. Brava, buona! Così casualmente verrebbero a sapere anche della nostra di esistenza. Non si può fare. Sì, ma allora che cosa facciamo? Non ci sono soluzioni, siamo rovinate. Dobbiamo trovare un modo per mandarla via. Sì, giusto, ma come? Ragazze, ho io la soluzione. Beh, potremmo parlare al signor Mellory. Il signor Mellory, il direttore dell'hotel. Ma per dirgli cosa? Beh, potremmo metterlo al corrente della situazione. Del resto i suoi migliori clienti vengono qua soprattutto per noi, ragazze. Oh, è ingenuo! Esatto. E nel frattempo potremmo spargere maldicenze e pettegolezze su di lei, così il signor Mellory non avrà alcun problema a mandarla via. Andiamoci a parlare subito. No, questa è la volta buona che ce la togliamo dai piedi. Dai, sì, andiamo, non perdiamo tempo. Sera è successo qualcosa. Tu sei proprio fuori. Mi
scuserai se non ho avuto il tempo di cambiarmi. Sai, non ti aspettavo più, ma ti eri dimenticato del nostro invito a cena. Io non volevo più vederti. Aspetta, ti cerco qualcosa da bere. Ma sono detto che non voglio i tuoi liquori, basta! E lascia stare quelle bottiglie! È tutta l'estate, ma ha detto che te le stai a leccare come una gatta selvatica. Come ti permetti di dire certe calunnie? Che cos'hai nella testa, eh? È troppo buio. Buio? Io amo il buio. Il buio mi tiene compagnia. Il buio mi impedisce di guardarti bene in faccia, Blanche. Che cosa vuoi dire? Accendi la luce. Per fare che cosa? Così ti guardo negli occhi, no? Non essere offensivo. No, offensivo semmai realista. Io non amo i realismi. Ti prego, non possiate accendere la luce. Luce! A me andava bene che fossi più vecchio, più grande, eh? Ma tutto il resto, tutte quelle storie sugli ideali antiquati, e le fattore scodellate per tutta l'estate. Io lo sapevo che non avevi più 16 anni, ma sono stato così stupido, così ingenuo da crederti per bene. Chi ti ha detto che non sono per bene? Quando me lo ha raccontato io non volevo neanche più credere. Ti ho persino dato del bugiardo. Ma poi io mi sono informato e tu stavi in un albergo chiamato Lione. Tarantola. Si chiamava il morso della tarantola. Cosa? È lì che portavo le mie vittime. È il nome di un ragno peloso. Sai, dopo la morte di Alan, andare con gli estranei era l'unico modo che avevo per cercare un po' di consolazione. Ed ero come una banderuola in cerca di protezione di qua e di là. Perfino con un ragazzino di 17 anni. Solo che un giorno arrivò una lettera al preside. Questa donna è indegna del suo posto. E allora dovetti andare via. E venni qui. E conobbi te. Ed ero così contenta. Ero così contenta perché tu sembravi diverso. Tu eri buono. Ma forse ho osato sperare troppo. Blanche, tu mi hai mentito! Non dirlo! Bugie! Bugie di dentro, di fuori! Sempre solo bugie! Il mio cuore non ti ha mai ingannato, Mitch! Io sono cresciuta in una casa piena di morte, di dolore, di fedele macchiate di sangue. È normale che avessi voglia di vivere, di volare, di andare via! Sai, vicino a casa c'era un accampamento di soldati. E ogni sabato loro andavano a bere e poi quando finivano si ubriacavano e venivano nel mio giardino e mi chiamavano Blanche, Blanche. Bene, quel richiamo per me era come la primavera, dopo un freddo, lungo e gelido inverno. Che cosa vuoi, Mitch? Io voglio te, Blanche! E allora sposami! No, io non ti sposo più! Ti prego, sposami, Mitch! No, tu non sei degna di entrare nella casa di mia madre! E allora vattene! Vattene! Esci da qui, vattene! Al fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Good morning, honey, you old gloomy say. Good morning, honey, thought we said goodbye last night. I turned and tossed until it seemed you had gone. But here you are. Fuoco, 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 acqua, acqua, fiume. Fiume, bagno. Qualcuno vuole venire a fare il bagno con me questa sera, al chiaro di luna. Attenzione però a non tuffarvi dove l'acqua è troppo profonda, potreste sbattere la testa e farvi male.
comporta bene. E com'è, piccolo? Il bambino non nasce fino a domani mattina, quindi mi ha detto vai a casa e dormi. Quindi siamo soli? Già, soli io e te, Blanche. Ma come ti sei vestita? Ho ricevuto un telegramma. Un telegramma? Sì, un invito da un mio vecchio spasimante. A chi è? A un ballo dei pompieri? No, a una crociera in Panfilo, ai Caraibi. E quel tale della pelliccia, Blanche? Sì, Robert Ford. L'ho rincontrato per caso l'anno scorso a Miami e poi mi ho ricevuto questo invito. Sarò ricevuta con tutti gli onori. Vedi, non si sa mai che cosa può capitarti nella vita. Soprattutto adesso che pensavo che la fortuna mi avesse girato le spalle. Papita, entra in scena il miliardario di Miami. Non è di Miami, è di Dallas. Ah, di Dallas? Beh, allora senti, visto che ci siamo fatti la guerra fino adesso, sotterriamo l'ascia di guerra e prendiamo la coppa dell'amore, Blanche. E cosa ne dici? Dimmi, Blanche, com'è questo miliardario di Dallas? È veramente un gentiluomo. Pensi che mi ha invitato con grande stile e soprattutto vuole accanto a sé una donna piena di colta, intelligenza, di qualità che io posso regalare, ma ha fatto l'errore di dare le mie perle ai porci. Porci? Sì, porci, porci. Come il suo compare Mitchell che è venuto questa sera a sparare calunnie nei miei confronti. Ma io l'ho messo alla porta. Ah sì? Solo che poi lui è tornato con un gran fascio di rose rosse per chiedermi perdono, ma certe cose sono imperdonabili. Perciò addio, Mitch. Addio, Mitch. E questo sarebbe successo prima o dopo il telegramma? Telegramma? Sì, il telegramma. Telegramma? Il telegramma è arrivato dopo, infatti... Il telegramma non è mai arrivato! E Mitch non è tornato qui una seconda volta, perché io so dov'era! No. Esistono solo le tue bugie. Le tue invenzioni, la tua fantasia malata, ma guardi, con la colonna in testa e l'abito di carne male, come i pazzi! Ma a me non hai mai ingannato neanche per un momento. Ma che credi di essere? La regina Cleopatra, sì, quella che si scola i miei liquori! Mi lasci passare! Vuoi passare? Sì, ma sì, mi stai sbarrando la strada! Non te ne andare, fin dal primo giorno ci siamo dati questo appuntamento. Cosa vuoi fare? Se ti avvicini io ti taglio la faccia. Saresti capace di farlo? Lo faccio, se tu... No, ti prego, no. Lei era solo ingenua. La
Amava la bellezza e desiderava solo essere accettata e amata. E invece tante persone si approfittarono di lei. Tanti uomini. Mitch fu l'ultimo che prima la illuse e poi la deluse. Ha creduto alle maldicenze e l'ha trattata come una prostituta. E per Blanche era l'ultima possibilità per essere felice. Stan invece abusò di lei, approfittandosi della sua ingenuità. Le divorò l'anima, lasciando il vuoto. Io ho avuto solo Vincent e so che mi è amata. E preferisco avere il ricordo di un amore impossibile piuttosto che la delusione cocente di un tradimento. E la ferita di una violenza. Stanley e Mitch spensero per sempre la luce di Blanche. Senti chi parla di culo. Osando il tuo posteriore. La fortuna. Sai che cos'è la fortuna? È credere di essere fortunati. Come lo sbarco di Salerno. Ho calcolato che 4 su 5 ci avrebbero rimesso le penne, ma non io. Ed è andata così. Ed è questa l'unica legge. In questa corsa di topi, se vuoi rimanere in testa, devi credere nella fortuna. Vero, Mitch? Lo sapevo che gli uomini hanno suole di scarpe al posto del cuore. Ma voi li battete davvero tutti, eh? Fate schifo! Ma cos'hanno questi? Come stai, Giovanni? Ma fa la nanna come un angioletto. Ti ho portato un po' dura. Blanche? Come sta? Non ha mangiato niente. Ha chiesto un bicchierino. Gliel'hai detto? Le ho detto che abbiamo organizzato di portarla in campagna, in vacanza. Nella sua testa lei fa tutta una cosa con Robertford. Continua a chiedere se ha telefonato. Io spero di aver fatto bene. Hai fatto quello che dovevi fare. Qui non poteva restare. Io non voglio credere quello che ti ha detto Blanche. Sennò come farei a stare ancora con Stan? Ma non le credere. L'importante è continuare a vivere. Ad ogni costo, ma continuare a vivere. Il pan de mais sin sal. Il pan de mais, il pan... Perché mi guardi in quel modo? Guardavo i tuoi capelli, Blanche. Che belli che sono. Sì, li ho appena lavati. Ha chiamato Robert? Non ancora, Blanche. Che succede? Che succede qui? Cosa sta succedendo? Zitto, Blanche, zitto. Voglio sapere che cosa succede. Perché mi state guardando in questo modo? Blanche, che cosa ho di strano? Blanche, non è niente, stai benissimo. Sì. Si respira aria di mare. Io voglio vivere vicino al mare. E quando morirò voglio essere seppellita nel mare. Avvolta in un bel lenzuolo bianco e buttata giù dentro l'oceano, azzurro come gli occhi del mio primo amore. Buonasera, signorina Dubois. Lei non è l'uomo che stavo aspettando. Lei non è Robert. Voi chi siete? Io non riconosco! Io non riconosco! Lasciatemi stare! Lasciatemi stare!
Lasciala stare, Stella! E ho deciso di lasciare che facciano questo! Guardate, Stella, non guardate! Dio, che cosa ho fatto a mia sorella? Ma perché? Che modi sono? Avrebbero dovuto avvertirla! Tu! Tu, se solo ti fossi battuto i fatti tuoi per una sola volta! Non c'è mistero! Cosa? Ma io ti ammazzo! Io non lo so! Vero? Tu non ce n'hai bisogno. Le dica di lasciarmi stare. La lasci, la lasci. Io non so chi sia lei, ma mi hanno sempre detto di affidarmi alle persone di buon cuore. Andiamo? Dall'istituto. Piangendo, mi ha chiesto perdono. Sono libera dopo 15 anni. Che cosa ne sarà di me? Ho salutato Blanche. Ha cominciato a piangere e a implorare. Non te ne andare, non ce la farò mai da sola. Aveva ragione. Non ce l'ha fatta. Si è suicidata dopo, pochi giorni dopo la mia partenza. Overdose da medicinale. Non ce l'ha fatta a superare la nostra separazione. Lei era la mia famiglia, era mia sorella. Io non mi perdonerò mai per averla abbandonata. Ma ho 35 anni e l'unica cosa che posso fare adesso è vivere per entrambe. Blanche non faceva parte di questo mondo. Lei era una piccola stella luminosa, troppo fragile e ingenua per affrontare le sofferenze di questa vita. Ma io voglio pensare che lei stia cantando e ballando, magari su un nuovo tram. Un tram chiamato Felicità. Thank you.
ringraziamenti di rito che credo che ci stiano. Innanzitutto ringrazio loro, sono stati bravissimi, direi che... Poi ringrazio chi ha lavorato dietro le quinte, l'actor coach Giorgio Fessore, che viene sul palco. Di regia Dorella Apa, che fa anche parte del cast, dove sei lì? Ecco, costume grafica Giorgia Guglielmi, tecnico Luca Bevilacqua, audio. Fotografo, fa sempre delle foto stupende, Roberta Donda, grazie. Poi ci sono Mauro Rillo e Patrizia Malabotti per le riprese che sono... Poi volevo ringraziare il direttore del teatro Giulia Di Barolo per la sua enorme disponibilità, Antonello Driuti, che ha fatto il... Grazie mille ancora. Il merito dello spettacolo è il regista Sandro Calabrò.